Chewing all by himself. Casper, the friendly ghost, he couldn't be bad or mean. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He always says hello, and he's really glad to meet you. Wherever he may go, he's kind to every living creature. Grown-ups don't understand what children love about the most, but kids don't know that he loves them so. Casper the friendly ghost, but kids don't know that he loves them so. Casper the friendly ghost. Passami la macchina. Ragazzi, tua madre non ci crederà mai.
Salve a tutti, gente. Sapete se c'è un ristorante messicano a Roswell? Dovrei fare il pieno di gas! Non so come lanciatore, ma come battitore sei una frana. Ehi, ti dispiace se allungo un po' le mani o qualcos'altro? Signori, dove correte? Piovono hot dog! Aspettate, non dovete avere paura! Io sono il fantasmino amico, Casper! Ragazzi, abbiamo spopolato. Ci spetta un po' di meritato riposo. Riposo nel senso di riposa in pace? No, nel senso di villeggiatura. Ah, allora andiamo in vacanza. Certo, non ci sono tre fantasmi che se la meritano più di noi. Volevi dire quattro, vero? Oh, ma certo, sta tranquillo, lenzuolino. Verrai con noi, altrimenti chi ci porta i bagagli? Molto spiritoso. Segreteria telefonica di Desmond Spellman, lasciate un messaggio. Salve, e chiamo da parte del Fondo Internazionale per l'Infanzia. Chiediamo a persone generose come lei un piccolo contributo. Oracolo dello specchio, manifestati. Manifestato? Ho, ho, ho. Non attardarti a usare quel tono con me, sai? Tu sei schiavo dello specchio e lo specchio appartiene al re degli stregoni, se t'ha dir... Mua. Sei il padrone, vorrei dire, non mi resta che molto obbedire. Bene. Dammi il bollettino meteorologico, le quotazioni di borsa e la classifica streghe. Tutto quel che vuoi tu, i cieli sono blu e le tue azioni volano sempre più su. Se tu per anni il più grande sei stato, purtroppo da oggi stai perdendo il primato. Cosa? Nessuno può essere più grande di Desmond Spellman. Oh, Wendy può, è una buona streghetta. Buona streghetta? Non sarà una professionista. Oh, altro che se lo è, Wendy batte anche te. E se non dai retta a me, dovrai presto dar forfè. Ma stiamo parlando di una bambina. Perché mai, secondo te, dovrei temerla tanto? Da piccola, grande si appresta a diventare grazie all'aiuto di un assai astuto compare. Se streghe e fantasmi si daranno man forte, per te, caro mio, non rimarrà altro che la morte. Come osi provare a minacciarmi, tu specchiaccio dei miei stivali? Piuttosto, come potremmo sbarazzarci di questa mocciosetta? Una cosa dovrei metterti in testa. Non ci sarà impresa più ardua di questa. Spirito, strega o creatura immortale, fa che non varchi mai questo portale. L'abisso mistico. Ah.
Ehi, stai una favola, Jules. Anche tu, Vincent. Voglio che andiate a questo indirizzo e mi portiate la ragazza. Vivo in campagna con tre zie. Chi fa la zia non è figlia di Maria. Vi avverto, non tollero passi falsi. Credete di potercela fare? Sarà un giochetto. Adesso tu tienila d'occhio. Beh, oggi mi sento creativa. Ci hai messo abbastanza bella donna? Di bella donna una volta ne ho conosciuta una. Si chiamava Donna, pensa. Aveva due figli, quindi la potevi chiamare Mamma Donna, che abbreviato fa Madonna. Ho capito, la smetto. Situazione attuale, Fanny? Sto tenendo d'occhio il ragazzo dei giornali. Chi ha detto che fa? Allora? Allora cosa? Allora che fa? Sta arrivando. Chi? Come chi? Il ragazzo dei giornali! Idea geniale! Vado subito a cercarne uno! Ah, che cosa avrò fatto per meritarmi due sorelle così? Beh, vediamo! Ha inventato il muco catarroso, l'alito puzzolente e le verruche. Ciao! Ciao! Oh, eccolo! Il ragazzo dei giornali! Va bene, muoviamoci! Presto, presto! Grazie. Oh, il ragazzo del ragazzo dei giornali! Ho cucinato a puntino questa volta. Tienilo forte!